C'è una community su Google Plus, posso la spieghi te sicuramente, che lavora già da tempo, è nata, se non sbaglio, ma adesso vi dirà tutto Peppe, è nata già più di un anno fa su social network e poi si è trasferita su Google Plus. Allora, io vi voglio Forse. spiegare innanzitutto, intanto buongiorno a tutti e grazie per la disponibilità. Benissimo. Allora, io sono uno dei fondatori, diciamo così, della rete giornalisti e blogger per l'ambiente, Peppe Croce, mi presento o me l'ho presentato. Tra l'altro, rete di cui c'è qualche membro qui oggi. Cos'è questa rete? È una delle tante esperienze di cui parlavate voi prima, attualmente tutte separate, e tengo a precisare, per non rubare l'identità a nessuno, che non è la stessa cosa che si sta per fondare oggi, cioè noi siamo molto più piccoli, molto più. siamo Molto un po'. bravi. Bravi, vedremo. Questa rete giornalisti e blogger per l'ambiente sostanzialmente è nata l'anno scorso per iniziativa di Marina Perotta, che è la main blogger di Ecoblog, ed è nata come un gruppo su Facebook. Facebook è un buono strumento, l'abbiamo usato tutti per parecchi anni, però mostra i suoi limiti, mostra. Adesso ci siamo spostati. Con lo sviluppo di Google Plus o Plus, chiamatelo come preferite, più o meno dicembre 2012 abbiamo trasferito il gruppo da Facebook a Google Plus. Perché? Lo scoprirete dopo, perché ci sono alcune caratteristiche che ci permettono di lavorare in maniera molto molto potente, di sicuro più potente rispetto a quello che si potrebbe fare a livello di comunicazione su Facebook. Oggi abbiamo, tecnicamente siamo una community di Google Plus, che sarebbe l'equivalente dei gruppi di Facebook. Siamo circa 100-110 partecipanti, una ventina buona di questi partecipanti sono assidui, partecipano, fanno i video ritrovi con noi, ci alterniamo, comunque 15-20 sono di sicuro lo zoccolo duro. Non sono tutti giornalisti, non sono tutti blogger, ovviamente ci sono anche semplici curiosi o anche comunicatori ambientali che vengono a vedere, vengono a informarsi, però in linea di massima questo siamo. Capirete bene, appena nati, 100 partecipanti, siamo pochini, però possiamo crescere, mettiamola così. Per fare un esempio di che tipo di engagement, come dicono gli americani, di partecipazione che abbiamo, mediamente noi abbiamo 8 commenti per post, 0 condivisioni per post, e questo è normale perché le community vengono intese come gruppi chiusi, quindi è difficile che tu dalla community, cioè dentro la community entri o dentro un gruppo Facebook per ragionare, per stare lì dentro, non fai circolare poi le notizie. 3 più 1 per post, 834 caratteri per post. Questo vi dà anche il senso di quanta roba si scrive e di quanto si discute lì dentro. Faccio l'esempio, la community Google Plus Discuss di Google America, quella ufficiale, 57.800 e passa membri. Per confronto, che è la community su cui gli stessi utenti di Google Plus si informano su Google Plus e risponde Google America, ha statistiche che in alcuni casi sono inferiori. Per esempio, meno commenti per post, un solo reshare per post, 7 più 1, caratteri molto di meno, per esempio. Questo dà un attimo il senso di cosa facciamo e di come lo facciamo in numeri. Chi partecipa? Ci siamo un po' tutti i piccoli, tra virgolette, Ecoblog, Gristyle, io scrivo su Gristyle per esempio, Green Me recentemente ha partecipato anche lei, C'è quella energia con Sergio Ferraris, insomma, Vita con Giuseppe Lanzi che è qua. Piccoli però fino a un certo punto, perché se sommiamo le pagine viste su questi siti, arriviamo tranquillamente a qualche milione di pagine viste al mese complessivamente. Quindi, sommando tanti piccoli, ne facciamo uno grande. La cosa interessante è che è un'iniziativa completamente slegata agli editori.
siamo tutti quanti presenti su questa rete, esclusivamente andiamo con i nostri loghi, andiamo con i nostri siti, però siamo noi. Questo perché? Perché se noi cercavamo di mettere insieme anche solo due di questi 5-6 editori, che in realtà sono anche di più, a fare qualcosa del genere, ci avrebbero detto di no. Io sono solito dire che gli editori, i nostri editori, non ci supportano, ma ci sopportano, nel senso che siccome gli conviene, perché gli perché gli produciamo del materiale originale, anche di discreta qualità, a costo zero per loro, ovviamente non ti aiutano, ma non ti ostacolano, mettiamola così. Fisicamente cosa facciamo? Soprattutto interviste oltre a una approfondita discussione sui temi ambientali, interviste collettive, i cosiddetti hangout on air, e prodotti editoriali originali, quali per esempio il primo ebook che abbiamo fatto, però di questo io non vi parlerò perché vi parlerà Sergio Ferraris più approfonditamente. Vi faccio un esempio, dicevo, perché siamo passati su Plus. Per un motivo semplicissimo, perché ci sono delle caratteristiche intrinseche di questo social network che ti permettono di fare un post come questo qui, non so se lo vedete, sì, di lato si vede, che è un post scritto da lui, da Sergio Ferraris, sulla contrapposizione tra rinnovabili e termoelettrico, la polemica sugli incentivi che c'è stata un mesetto fa. In questo caso c'è un testo formattato, sostanzialmente un titolo e poi dei virgolettati, dei link ad alcuni video e poi di sotto un video incorporato, embeddato, come si suol dire. Ora, io non dico che questo qui sia un prodotto editoriale, perché non si può chiamare, cioè non è un vero e proprio pezzo, però un ottimo semilavorato io credo che lo possiamo considerare. Ora, chi viene da fuori, chi non è giornalista, chi non è blogger, chi non è comunicatore, chi non conosce questo argomento, o anche chi lo è, comunicatore, ma non conosce l'argomento, ha bisogno di un buon canovaccio per dire che cosa sta succedendo in questo, nel rapporto tra, cioè nel sistema elettrico italiano, perché si stanno scannando in questo modo. Entra, trova questo post di Sergio Ferraris e è a metà dell'opera. E l'altra metà la fa cliccando sui link. Capirete bene che a livello comunicativo tutto questo è molto più potente di quanto, certo, è una questione di riflessione. Non è un tweet, non veicola migliaia di pagine viste o robe del genere, però in un'ottica di approfondimento, di mettere la conoscenza a disposizione degli altri, chi entra e trova una roba del genere, gli serve, gli è utile. Roba simile, questo posto l'ho fatto io, relativo all'ultima intervista che abbiamo fatto, quella è un'intervista collettiva su Taranto, Taranto post referendum. In questo caso non ci sono link, non c'è niente, c'è solo il video, una brevissima spiegazione, però la cosa interessante, se vedete, sono i timing. Al terzo minuto c'è il referendum, è una tappa di un percorso iniziato, eccetera eccetera, minuto 18, minuto 24 e 45, l'utente viene, il lettore viene, entra, clicca sul singolo minuto secondo, senza uscire dalla community, senza uscire dal post, direttamente sotto il video si aggiorna e va a quel minuto secondo, che è un'altra delle funzioni molto interessanti. Cosa sono gli hangout on air? Le nostre video interviste collettive sostanzialmente sono, lo strumento nasce come video chat, massimo 10 persone, quindi considerate una o più sono gli intervistati, il resto siamo noi, quindi abbiamo 10 slot liberi, diciamo 9, 8, 7, 6, dipende quanti sono gli intervistati. Contemporaneamente, mentre noi facciamo l'intervista, questa intervista viene registrata su un canale YouTube, sul mio canale YouTube in questo caso, perché per questioni tecniche sono sempre io che faccio partire la e conduco tecnicamente l'intervista. L'hangout può essere sia aperto alla partecipazione del pubblico, noi non lo facciamo, lo facciamo chiuso per questioni di tecniche e di banda, perché è comunque uno strumento che stiamo imparando a usare. E dicevo, la cosa interessante è che mentre noi facciamo l'intervista si può vedere online in diretta, ma comunque poi viene automaticamente registrata sul canale, quindi lo puoi inserire in qualunque sito, è un normalissimo video di YouTube. Come inserite qualunque video YouTube nei vostri siti, potete inserire anche i nostri. C'è anche una chat testuale parallela al di fuori che non si vede nel video e non si vede nel video registrato, lo vedono solo i partecipanti, utilissima per esempio per chiedere la parola, cioè nel senso che l'intervistato dice una cosa, attenzione, fatemi intervenire perché so che non è vero.
hai una sorta di possibilità di dialogo in diretta al di fuori di quello che si vede e che si dice. La chat è visibile a tutti. La chat è visibile a tutti, se, ovviamente se si apre. È utile perché, ad esempio, Bonelli mi viene a dire, non so, abbiamo fatto questa proposta di legge, uno dei colleghi sa che non è vero, ad esempio sa che in realtà è diverso, chiede di intervenire, si ferma Bonelli, il collega deve dire una cosa. Ci siamo senza, perché gestire 10 persone è un lavoraccio. Cioè io ve lo dico, io esco col cervello fritto da queste cose, ve lo dico onestamente, perché 10 persone, tutte estremamente motivate, tra l'altro, che hanno voglia di intervenire, non è, considerate che sono interviste che durano dai 45 minuti a un'ora più o meno. Ecco, questo volevo chiederti, ma non è facile, cioè, adesso che comincia a girare questo modo, questi hangout, questi video ritrovi, gli intervistati non si sentono un po' al centro dell'arena, non si sentono essere intervistati da 10 di voi? Allora, il discorso è semplice. Se io vado da Chicco Testa e gli dico mi dai un'intervista, Chicco Testa mi guarda e mi dice io non te la do. Se ci vado in io e altri 9, e quindi Chicco Testa sa che esce, non dico su tutti e 9, ma almeno su 5-6 esce, e il suo messaggio passa su 5-6 blog, giornali, riviste, eccetera, eccetera, è già diverso. È proprio questo il concetto che sta dietro. Io non posso ottenere, cioè faccio rete con gli altri e ottengo quello che mi serve. Tutti i video ovviamente poi vengono pubblicati con licenza Creative Commons, proprio per questo motivo, perché il copyright non può essere di nessuno e deve essere disponibile per tutti. Cosa interessante, nei video ritrovi privati è possibile vedere anche dei video di YouTube, delle slide, eccetera, eccetera. Tutto questo non è possibile in quelli registrati che vanno in diretta, quelli che facciamo noi, molto probabilmente per questioni di violazione di copyright. È altrettanto probabile che nel giro di qualche mese tutto questo, almeno per i video con licenza Creative Commons, venga data la possibilità di farli vedere anche online, anche in diretta, on air, e poi registrati. Se questa cosa dovesse succedere, lo strumento cambia completamente, perché vuol dire che tu ti fai una sorta di talk show in casa. La potenza dello strumento aumenta in maniera... Io posso portare ad esempio un video che io ho girato di una testimonianza di uno sversamento di inquinanti in un fiume, vado a riprendere Gela, posso fare qualunque cosa e farlo vedere durante l'intervista, e questo ovviamente darebbe moltissimi sviluppi. Sì, tra l'altro, però noi non lavoriamo in televisione, infatti loro, ognuno c'è. C'è il presente, c'è il passato, c'è il futuro. Come funziona? Banalmente si lancia un tema, l'hangout ovviamente è il risultato finale, tutto questo si organizza prima, ce lo organizziamo in community, si lancia il tema, chi è interessato si prenota un posto, ovviamente i posti liberi vengono selezionati in base alle competenze, cioè non facciamo parlare tutti di tutto perché non avrebbe senso. Considerate anche il fatto che se ci sono determinati temi in cui non abbiamo specialisti, può capitare che chiamiamo qualcuno da fuori. È successo per esempio per un video ritrovo sull'agricoltura, abbiamo chiamato, mi pare si chiamasse Mimmo Pelagatti di Radio CRC Campania, che è una delle poche radio in Italia che ha un GR totalmente dedicato all'agricoltura. L'abbiamo usato, la sua collaborazione mi pare per 30 fillidis dell'AIAB, ma se non ricordo male. Si cercano i contatti ovviamente con le persone intervistate, da intervistare, tramite vari canali, ad esempio Chicco Testa di cui parlavamo prima l'abbiamo beccato su Facebook e ha risposto. Oppure ci sono i classici uffici stampa, le società di comunicazione, c'è un po' di tutto. Si va, si butta l'amo, chi risponde, da dove risponde risponde, non ci interessa, l'importante è che risponde, siamo molto pratici. Ovviamente c'è una serie di prove tecniche da fare perché lo strumento è semi sconosciuto in Italia, quindi se io dico andiamo a facciamo un video ritrovo, la gente mi dice che cosa dobbiamo fare, e allora io me lo devo chiamare il giorno prima, gli devo fare settare la webcam, gli devo fare la diascalia, insomma pure lì c'è un poco di lavoro, ma ne vale la pena.
e si fa sostanzialmente un hangout privato in cui gli spiego come funziona la cosa e poi il giorno dopo o nelle ore successive andiamo in diretta. Finita la diretta, viene diffusa la notizia ovviamente per avere la partecipazione di tutti, viene registrato autonomamente, cioè noi non facciamo niente, fa tutto YouTube, nelle 24 ore successive noi diffondiamo ognuno sui nostri siti tutto quello che abbiamo fatto. Ed è appunto quello che ci dà la nostra forza sostanzialmente, cioè non passiamo dagli editori, gli editori ci sopportano e loro escono su 4, 5, 10 siti, che è la cosa che gli interessa. Cosa abbiamo fatto fino ad ora? 14 video interviste. Ne vale la pena o non ne vale la pena? Questa è una cosa molto interessante secondo me, perché noi fino ad ora abbiamo avuto poche visualizzazioni, abbiamo avuto poche migliaia, 5-6 mila, qualcosa del genere. Il video più visto è stato l'intervista di Bonelli, che ha avuto 700-750 visualizzazioni. Uno direbbe, vabbè, con tutto sto lavoro non ti conviene farlo. È poco, sì, no, ma ce ne rendiamo conto. Non pochissimo, ma non bisogna essere onesti, non siamo il Pulcino Pio, questo è sicuro. Il discorso qual è però? Noi partivamo sostanzialmente da zero. Da zero abbiamo creato una sorta di redazione virtuale, che è un progetto molto interessante, e soprattutto la cosa che ci interessa parecchio è la fidelizzazione dei video, le nuove iniziative che stiamo facendo. La fidelizzazione dei video la vedete qui, il video di Chicco Testa ha avuto, ai tempi, questo entro il 19 aprile, ha avuto 450 visualizzazioni, un quarto, oltre il 25% degli spettatori, è arrivato alla fine, a 56 minuti. Cioè un quarto, quindi 100-150 persone si sono sorbiti realmente un'ora piena di 59 minuti, quanti sono, di Chicco Testa. Scusa Peppe, devo tagliarti in modo drastico, inesorabile, però perché i tempi se no... quindi cerca di... Se puoi chiudere rapidamente... Nuove iniziative, citavo soltanto Green Politica, che ringraziamo, che ci sta aiutando a uscire anche su Twitter, in pratica ci fanno il desk Twitter, durante l'hangout gli teniamo uno slot... per cui praticamente loro ci fanno l'interscambio da e per Twitter durante il video ritrovo. E niente, basta, se devo chiudere... una cosa che ci tenevo a dirlo, stiamo iniziando a diventare fonti. Ad esempio, quando abbiamo fatto l'intervista a Chicco Testa, abbiamo avuto la richiesta da parte di Asso Solare, dice ok, noi no. Giustamente hanno voluto fare la risposta, ovviamente gliel'abbiamo concessa. Commenti Google, questo ve lo dico al volo, è uscito 2 giorni fa, tenetelo molto in considerazione, cominciatevelo a studiare. È un sistema, se avete presente i commenti di Facebook, quelli sotto nei siti, però bidirezionale. Qualunque condivisione fai, finisce nell'articolo, il che vuol dire che se quel sito attiva questo sistema, lo puoi bombardare, ed è una cosa su cui sto cominciando a ragionare, che ancora non conosco molto bene, ma che potrebbe virtualmente cambiare le cose. Io stacco qui, altrimenti non finisco più. Grazie.